Mancava solo il taglio del nastro per l'ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari. La cerimonia ufficiale è stata celebrata nel giorno in cui l'Istituto Tumori ha festeggiato i 25 anni di attività. Il centro di cura e ricerca a carattere scientifico, già operativo da tempo, dopo il trasferimento dalla Mater Dei, adesso attende la sua completa funzionalità. È necessario rinforzare gli organici per rendere operative le 6 sale operatorie, ad esempio. All'inaugurazione assente, seppur annunciato, il ministro della Salute Ferruccio Fazio. Presenti invece le autorità locali e il governatore della Puglia, Nichi Vendola. Oggi è arrivato quel giorno, non mi pare vero, ci sono tanti giorni in cui guardiamo soprattutto il bicchiere mezzo vuoto e ci viene da piangere. Diciamo che oggi c'è questa parte di bicchiere che è pieno, c'è un luogo importante, un luogo d'eccellenza. Questa struttura, ha detto invece l'assessore pugliese alla salute Tommaso Fiore, è all'avanguardia per l'infrastrutturazione. L'oncologico infatti è il primo in Europa ad utilizzare un'apparecchiatura AngioTac che integra le funzionalità di una macchina angiografica e di una per la tomografia computerizzata. È il quarto macchinario al mondo, il secondo in Europa e consentirà di realizzare tecniche innovative di intervento per il trattamento dei tumori. Deve diventare progressivamente un nodo importante della rete oncologica. Devo dire che in questi anni l'Istituto si è difeso in qualche maniera perché è riuscito, malgrado le difficoltà, a portare avanti un'attività scientifica degna di questo nome, che oggi può essere ulteriormente sviluppato anche per la logistica. Noi che siamo a due passi dal Policlinico è necessario che ci sia un rapporto molto stretto fra l'Università, che è la sede naturale della ricerca, e questi istituti. Il centrodestra con il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri parla dell'inaugurazione dell'oncologico come di una inutile passerella del centrosinistra.